benvenuto a voi tutti, da parte dell'Associazione Sindacale Datoriale di Tutti i Livelli Nazionali, che vi rappresento. Io sono Antonio Sorrenti, presidente nazionale di questa coraggiosa associazione. Perché coraggiosa? Sicuramente sono ormai tema attuale le grandi e grosse difficoltà che le imprese ogni giorno devono affrontare per non soccombere, e devono affrontare sempre più in solitudine. Imprenditori e imprenditrici abbandonate dall'intero sistema che è nato. Se hai liquidità puoi produrre, se non hai liquidità devi essere accompagnato. Accompagnare è un verbo utilizzato da chi ci governa che è tutto un programma. L'associazione sindacale che rappresento nasce prima del periodo pandemico e si prefigge sin dal principio l'unico obiettivo da perseguire: la tutela dei diritti delle micro e nano imprese. La tutela vera, quel tipo di tutela che bussa alla porta della serranda delle imprese per risolvere i problemi delle famiglie e degli imprenditori, a differenza di altre associazioni o attenti che bussano solo per chiedere quote associative o promettere corsi di formazione. Non voglio dilungarmi, anche perché ciò che sto raccontando è ben estremamente visibile sul nostro sito, semplicemente con un approfondimento sul motore di ricerca. Ad oggi qui siamo riusciti a tutelare nei tribunali un gran numero di nano imprenditori, mi piace chiamarli nano, non per capire, di cosa stiamo parlando, che avevano deciso almeno di mollare la propria azienda. Abbiamo presentato 18 petizioni in Senato, la nostra firma, abbiamo rappresentato il mondo delle partite IVA italiane in 2 audizioni parlamentari, in 5ª e 6ª commissione Senato. Siamo alla 3ª interlocuzione per il Quirinale, nello specifico con l'Ufficio degli Affari Giuridici e le Relazioni Costituzionali, con l'Ufficio degli Affari per l'Amministrazione della Giustizia, oltre che una serie di interventi e interlocuzione con le pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale. In conclusione del mio intervento vorrei sottolineare l'importanza che può avere il miglioramento della comunicazione tra gli enti ed i cittadini, sia in ambito sociale che in ambito economico. Migliorare il dialogo tra pubblica amministrazione e cittadino vuol dire risolvere in tempi celeri una diatriba senza perdersi dietro le lungaggini burocratiche dei tribunali che di fatto accelerano la morte di un'impresa, già in agonia. L'esempio eclatante è quello di un imprenditore pugliese che, dopo essere stato difeso dinanzi al tribunale di Bari con un processo che è durato circa 6 anni, nonostante l'avvocato difensore, nel caso di specie l'avvocato Sanchez, fosse riuscito a strappare dalle casse dell'ex Equitalia circa 13 milioni di euro, mica spiccio di pretese da parte dell'ente, il buon imprenditore risultato vincitore dinanzi alla giustizia non aveva più la forza per rimettere sulla propria impresa agricola. E purtroppo non solo quello, ha avuto problemi seri anche con la propria famiglia. Qualcuno potrebbe fare spallucce ed asserire che purtroppo questi sono i problemi generati dai nostri tribunali operati di lavoro, che in parte mi sentirei di confermare, ma consentitemi di dire anche che spesso alcune diatribe hanno la soluzione a portata di penna piuttosto che di mano. Ma spesso chi gestisce le pratiche pecca di disattenzione, l'ho messo tra virgolette il termine disattenzione, anche perché spesso siamo noi stessi a porre, lo stessi in associazioni sindacali, questi casi e queste evidenze. Detto ciò, concludo veramente ringraziando ancora voi tutti per la vostra, oltre che gratitudine, anche preziosa presenza, sia perché è fisicamente qui con noi che perché è collegato in streaming da tutta Italia. Permettetemi di ringraziare il presidente della Camera di Commercio di Lecce, il dottor Mario Vallucci, che mi ha mandato un messaggio desolato per non essere potuto venire, perché purtroppo ha avuto un incontro nazionale con Confartigianato artigianato e è dispiaciuto fare scuse, chiedere scusa, e ha chiaramente detto che non mancherà la prossima. Ed ancora il magistrato, nonché presidente del Tribunale di Lecce, la dottoressa Canoffi, il presidente dell'ODA, il dottor De Mauro, che rappresenterà meglio il presidente Donadetti, il vicepresidente del Movimento Nazionale, il dottor Maizzi, della Foggia, che combatte da anni con noi
è sempre più al nostro fianco. Il vicepresidente del COA di Lecce, l'avvocato Valentini, il presidente di Camera Civile Salentina, l'avvocato Donadei, gli avvocati Matteo Sanchez e l'avvocato Maloggio, ed ancora il presidente di Milano Percorsi, il dottor Marcello Guadalupi, collegato con noi da Milano, che ci ha permesso la trasmissione in streaming del convegno sulla ormai nota da creare la piattaforma informatica di formazione Milano Percorsi. Una piattaforma professionale è molto accreditata. Dulcis in fundo l'associazione Lions Club Puglia del patrimonio dei cittadini, presieduta dalla professoressa Sara Siciliano, ed oggi ben rappresentata in delega dall'ingegnere Giancarlo Quaranta, che ha concesso il proprio patrocinio per il presente convegno. Quindi grazie ancora a tutti, scusate per il piccolo disguido informatico, saremo ceneri, permettetemi un posto scritto. Ci sono molti miei colleghi che con associazioni nazionali tentano l'impossibile nell'unione di varie micro associazioni. Io credo che siano spesso dei percorsi politici che non devono essere confusi con i percorsi di rappresentanza di tutela che noi facciamo ad esempio oggi, ma che facciamo durante tutto il nostro percorso. Perché, caro avvocato e amico Salvatore Donadei, questi signori, smentitemi, correggetemi se sbaglio, spero di sbagliare, dicono che nei tribunali ormai è facile vincere questa tipologia di caso, perché ce ne sono talmente tante, quindi ormai i giudici fanno vincere un po' tutti gli avvocati. Insomma, io mi dissocio da questo tipo di associazioni di pensiero e di affermazioni pubbliche, perché l'hanno affermato pubblicamente con dei video, e non solo. Dicono anche che tutto ciò che facciamo in rappresentanza a livello di petizioni in Camera dei Deputati, in Senato, petizioni che facciamo cordata al Movimento Consumatore insieme a Camera Civile, insieme alla PIN, insomma cerchiamo di fare del nostro meglio, dicono che sono semplicemente carta straccia. Noi chiaramente rimandiamo al mittente questo tipo di provocazione e siamo contenti di avere al nostro fianco gente come voi che comunque fa veramente la tutela dei contribuenti e soprattutto dei cittadini. Grazie. Passo la parola al dottor Guadalupi, collegato da Milano. Ci senti, dottore? Certo. E qui casca la dottor Guadalupi, ci senti? Prova. Ci senti? Non ci crederete, non stai facendo i giorni di prove, non ci crederete, però no, capiamo questo. Dottor Guadalupi, vuole parlare per favore? Non solo soltanto come coinvolgimento del
stand, ma soprattutto anche con la presenza di due soci, validissimi professionisti, quali il dottor Sorrento e l'avvocato Sanchez, che in qualche modo hanno rappresentato all'interno del nostro campo l'importanza della partecipazione e del patrocinio del club a questa iniziativa. E il club, che in qualche modo nella sua rappresentazione, quale quella dei patrimoni e dei cittadini, ci porta a dire che non può esserci alcun patrimonio senza cittadino, non ci può essere cittadino e quindi di conseguenza patrimonio senza la certezza del diritto e del dovere. Quindi noi come club abbiamo fatto una scelta in qualche maniera coraggiosa, cioè quella di impegnarci su due binari che corrono paralleli, sia rivolti verso la solidarietà attiva, ma anche quella di un impegno sociale nel rappresentare al meglio quelle che sono le necessità della comunità nella quale noi viviamo come cittadini e operiamo anche come professionisti. Per cui io non posso altro che rivolgere a voi tutti l'augurio di buon lavoro da parte di tutti i soci del nostro club, augurandoci di poter ripetere iniziative di pari spessore, di pari valore anche nel futuro. Grazie. Abbiamo il collegamento da Milano? Sì, se è pronto il collegamento diamo la parola al dottor Guadalupi, salutandolo chiaramente. Sono qui a Milano.
all'evento che si vuole portare avanti oggi. Quindi un granito saluto a tutti e buon lavoro. Contribuente, nel caso in cui anche nella fase successiva all'iscrizione al ruolo della pretesa dell'ente, e per cui qualora ci fossero delle cause di inesigibilità, quelle cause assolutamente previste dalla legge finanziaria 2013, il contribuente può presentare istanza per sospendere l'attività dell'agente di riscossione, che è tenuto immediatamente a comunicare all'ente creditore le ragioni di inesigibilità, ragioni che devono essere tassative, sono quelle indicate nella legge. Legge non dell'Alba nel 2015, che solo per evitare un uso strumentale, un abuso dello strumento, eliminando quella lettera che vedeva una causa a forma mozione aperta di inesigibilità. Si parlerà anche di associazioni consumatori, del rapporto tra associazione consumatore e pubblica amministrazione. Associazione consumatori che ha visto negli anni sempre più riconosciuto il suo ruolo nella legislazione nazionale in adeguamento della normativa europea. A cominciare comunque dal codice del consumo già nel 2005, dell'articolo 2, che riconosce i diritti individuali ma anche collettivi, manifestati e espressi sia in forma, soprattutto in forma associativa e collettiva, che sono diritti di cui riconosce la tutela e ne promuove la tutela, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra pubblica amministrazione e associazione dei consumatori. Ancora l'articolo 101 del codice, ricordiamo, parla della disciplina del rapporto di utenza tra pubblica amministrazione e cittadino, deve svolgersi secondo standard di qualità e di efficienza che devono essere predeterminati e dei quali bisogna dare adeguata informazione. L'inserimento della carta di qualità dei servizi per alcuni enti privati o pubblici che erano pubblici servizi o servizi di pubblica utilità, proprio al fine di garantire che il consumatore contribuente possa esercitare, possa vedere riconosciuto questo diritto fondamentale, richiamato sempre dall'articolo 2 del codice del consumo, che è quello di avere un servizio pubblico erogato secondo standard di qualità e di efficienza. Tal senso che nel 2009 altri interventi, la Cassation contro la pubblica amministrazione per ripristinare il corretto svolgimento dell'attività della pubblica amministrazione qualora vengano lesi interessi giuridicamente rilevanti, collettivi e da parte della pubblica amministrazione. Ancora la legge sul servizio pubblico locale del 2012, del 2008, la finanziaria 2008, che prevede l'obbligo per l'ente che svolge pubblici servizi o servizi pubblici utilità di assicurarsi che in fase di sottoscrizione del contratto di servizio col gestore si possa prevedere obbligatoriamente l'adozione di una carta della qualità dei servizi adottata di comune intesa tra associazione dei consumatori e associazione degli imprenditori della categoria interessata, proprio al fine di far partecipare anche gli utenti attraverso forme rappresentative alla definizione degli standard di qualità e di efficienza del servizio stesso, assicurandoci la partecipazione degli utenti attraverso le associazioni rappresentative proprio nella formulazione degli standard di qualità e di quantità del servizio, nella verifica della sua correttezza e del monitoraggio del funzionamento del servizio con una sessione annuale. Si parlerà anche di deontologia di questo convegno, del rapporto tra consumatore, cliente e avvocato. D'altronde il consumatore si fa un contratto d'opera intellettuale per il quale appunto sarà regolato la condizione economica da tanti criteri previsti sia dal codice civile, dalla legge speciale e dal codice deontologico forense, penso al preventivo, all'obbligo di preventivo, al divieto di patto di quota lite. E qui sono tanti gli argomenti di cui si parlerà oggi attraverso i nostri relatori. Ringrazio e saluto. Grazie alla collega Malorgio. Non è
presente il professor avvocato De Mauro, nostro presidente del nostro Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ma è presente il vicepresidente della nostra istituzione carissima e preziosissima, l'avvocato e amico Maurizio Valentini. E a pari io poi darò la parola dopo Maurizio per l'intervento e poi ovviamente potrai dire anche qualcosa come diciamo, rappresentante del insigne del nostro consiglio dell'ordine. Io comprendo i saluti velocissimamente, prendendomi veramente anche 30 secondi, perché non posso non sottolineare che questo convegno è come tutti gli altri convegni avente ad oggetto la medesima legge e i medesimi contenuti, che è stato svolto in diversi altri luoghi d'Italia, è patrocinato dal NUCI, che è l'Unione Nazionale delle Camere Civili, cui la Camera Civile Salentina, di cui mi onoro di essere presidente da ormai diversi anni, e le Camere Civili di Puglia tutte, di cui mi onoro di essere coordinatore regionale, aderiscono. Voi capite bene che questo tipo di sensibilità, questo tipo di attenzione del nazionale rispetto diciamo, degli eventi territoriali la dice lunga sulla importanza di certi contenuti e nella fattispecie di questi contenuti, e la dice lunga anche, se mi permettete, della interlocuzione assolutamente bella e proficua che appunto intercorre tra noi delle Camere Civili, diciamo, periferiche e Roma. Quindi in questo senso ringrazio pubblicamente, l'ho già fatto diverse volte in questi giorni al telefono, il nostro Presidente Nazionale Antonio De Notari Stefani, tutta quanta la Giunta, e quindi mi sembrava importante proprio sottolineare questo tipo di, diciamo, di rapporto, di interlocuzione e quindi poi di patrocinio, come dicevo. Adesso finalmente direi, se non c'è altro, chiedo ai miei amici, perché non vorrei poi essere dopo in qualche modo improverato come scaletta, penso che finalmente si possa passare ad entrare nel vivo dei lavori di questo convegno. E noi abbiamo previsto una scaletta, crediamo poi, diciamo, che ha una sua logica con quelli che sono i contenuti di ciascuna relazione. Quindi iniziamo sicuramente dal dottor Maizzi, al quale cederò la parola tra 10 secondi, subito dopo parlerà Matteo Sanchez, poi sarà la volta di Maurizio Valentini. Com'è? Dopo Sanchez proprio tu, e poi conclude Maurizio Valentini. Sì, no, avevo fretta di farti parlare per il famoso saluto per Antonio De Mauro, quindi vabbè, ma no, chiuderai tu, perché quello di Maurizio Valentini sarà un intervento incentrato sulla deontologia, quindi diciamo che ha anche dei contenuti, diciamo, collegati, ma un po' diversi dal tecnico che invece caratterizzerà i primi tre interventi. Grazie, parola al dottor Sanchez. Buonasera a tutti, ringrazio per l'invito. Io sono Bruno Maizzi, rappresento il Movimento Consumatori Nazionale e sono il vicepresidente con delega allo sviluppo di tutte le sezioni territoriali d'Italia. Siamo presenti in Italia con oltre 70 sezioni e ovviamente la nostra mission, oramai dal 1985, è quella di tutelare i cittadini, utenti e consumatori. Abbiamo prestato particolare attenzione al Salento, spinti non solo dalla oramai pluridecennale collaborazione che abbiamo con lo studio dell'avvocato Sanchez, ma poi ci ha unito quello che è il Partito Nazionale delle Partite IVA. Allora, ci ha unito, diciamo, anche il loro entusiasmo
e diciamo anche quello che è il loro tutelare i contribuenti, veramente con lo stesso spirito che noi da sempre tuteliamo i consumatori, ovvero senza scopo di lucro, ma batterci su ogni piazza. Dicevo, a livello nazionale abbiamo prestato molta attenzione al Salento, tanto che si è reso opportuno, nonostante avessimo già una sezione MC Lecce, e prima c'era l'avvocato Marco Malorgio, adesso abbiamo aggiunto, sempre nel Salento, un'altra, un'ulteriore sezione, Maglie, e che quindi il presidente è Antonio Spavento. Perché questo? Perché noi come Movimento Consumatori corriamo dove ci sono più problemi. Ovviamente nell'attimo in cui vediamo un territorio che da una parte ci sono problemi, però da un'altra parte ci sono dei validi professionisti e delle associazioni che intervengono in favore di questi professionisti, è normale che ci fiondiamo anche noi con lo stesso spirito e con lo stesso entusiasmo. Comunque adesso io vado a proiettare delle slide, così posso anche fare il mio bravo intervento. Antonio, scusa. Allora, senza ombra di dubbio, il nostro paese risulta essere agli ultimi posti in Europa come interazione tra cittadini e pubbliche amministrazioni. La sensazione che il comune cittadino da sempre percepisce è che la pubblica amministrazione riveste ed esercita un ruolo a dir poco dominante, ed è cosa per il cittadino contribuente assai ardua far valere i propri diritti in maniera pratica e agevole e soprattutto senza costi. Ma questa sensazione che ha il cittadino contribuente è basata sui fatti o è mera fantasia? Esiste una figura autorevole a cui il cittadino contribuente si possa rivolgere per aprire un dialogo, un confronto, atto a far valere le sue ragioni senza rivolgersi alla giustizia? Purtroppo i fatti danno ragione al comune cittadino, in quanto a tutt'oggi lo scenario è caratterizzato dai contrastanti tendenze nel determinare i rapporti tra semplificazione amministrativa e vincoli istituzionali. E nonostante tutte le leggi intervenute per costruire delle relazioni più dirette e istantanee, a tutt'oggi per le vecchie radicate abitudini dei pubblici amministratori, non assolutamente pronti a questo cambio di mentalità, il cittadino suo malgrado si ritrova ad essere il più delle volte parte soccombente e quindi costretto a dover far valere i suoi diritti nelle opportune sedi di giustizia. Ad onor del vero, il legislatore, per rendere più semplici e snelli i rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini contribuenti, istituì la figura del garante del contribuente. Ma dall'istituzione purtroppo si è rivelato un vero e proprio flop. In primis perché è una figura del poco sconosciuta, difatti pochissimi cittadini ne conoscono l'esistenza. Ma ancora di più, quando venne istituito, si commise un grosso errore, ovvero quello di non munirlo di poteri. Il suo giudizio o il suo parere risulta essere non vincolante per l'amministrazione e pertanto risulta praticamente inutile rivolgersi a questa stranga figura. È un po' come l'API. Noi parliamo per esempio con l'arbitro bancario ci dà ragione nei confronti dell'istituto di credito, però la sua decisione non è assolutamente vincolante e allora per far valere il diritto del cittadino e quindi del correntista, nel caso di specie, noi siamo costretti a rivolgerci alla giustizia. Il ruolo delle associazioni di consumatori. MC, che rappresento, è una delle poche associazioni apolitiche e partitiche, quindi noi siamo liberi da qualsivoglia linea o pensiero politico, non abbiamo una bandiera politica. Il nostro essere liberi e indipendenti ha reso possibile che, con le mutate o meglio peggiorate condizioni dei cittadini contribuenti, possiamo noi comunque modificare e ricercare anche nuove soluzioni atte a tutelarle gli interessi. Da anni, come già dicevo prima, collaboriamo con il Centro Studi Giuridici Sages ed attualmente, considerato il particolare momento storico, il rapporto è diventato ancora più continuo
fattivo ed edificante, ritenendo opportuno collaborare con altre importanti compagini a livello nazionale, quali PIN, quindi Partite IVA Nazionali, Milano Percorsi e le Camere Civili, nel caso di specie la Camera Civile Salentina, al fine di far fronte comune, portando all'attenzione del governo le gravi problematiche quotidiane che, ob torto collo, i cittadini, utenti e contribuenti patiscono. Ma pare che l'attuale governo sia sotto ad ogni nostra sollecitazione. Difatti prima Antonio Sorrento diceva che noi abbiamo già fatto delle interrogazioni al governo che comunque a tutt'oggi non hanno sortito effetto alcuno, però noi assolutamente non vogliamo. Quindi noi come Movimento Consumatori, unitamente a queste compagini, noi ci siamo, diciamo, che collaboriamo e ci siamo uniti, ci siamo, ma abbiamo bisogno che tutti i cittadini, utenti, consumatori e contribuenti, e come del resto anche qui professionisti, si faccia fronte comune, perché l'unione fa la forza. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento. Faccio le leggi del moderatore, dato l'impegno si è saltato un attimo, e proseguiamo con, con l'avvocato Matteo Sanchez per quanto riguarda la legge 228 del 2014 con la presentazione statale. Esigenze dei cittadini. E
Camera Civile si è mossa su più fronti, sempre avendo come mira, come obiettivo questa esigenza. Da una parte sì, quella giudiziaria, e quindi vi preannuncio appunto che sempre per quanto riguarda l'esame di alcuni profili legati alla legge 228, ma non solo, sono pendenti una serie di procedimenti dinanzi ai giudici in merito, ma soprattutto anche in Cassazione, tra l'altro sia nella sezione ordinaria, nella sezione lavoro e anche in quella tributaria, proprio perché le giurisdizioni nell'affrontare appunto queste tematiche possono riguardare appunto le giurisdizioni diverse, proprio in base al tipo di pretesa della pubblica amministrazione. Ma non solo, le iniziative che stiamo portando avanti riguardano anche il rapporto con le istituzioni, Camera Civile, in più occasioni, BIN, Movimento Consumatori. Abbiamo proposto una serie di petizioni, abbiamo chiesto l'incontro con una serie di istituzioni. Prima di Natale siamo stati anche ricevuti dall'Agenzia delle Entrate di Lecce, e dovremmo rivederci poi a breve, proprio per cercare di, l'obiettivo è quello di stilare un protocollo dove ci si possa parlare maggiormente, dove certe problematiche non debbano andare necessariamente in tribunale, soprattutto per gli errori più frequenti, gli errori più grossolani. Brevemente mi sento anche di evidenziare questo fatto. Leggevo questa mattina su Sole 24 Ore le dichiarazioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate, dove parlava di 1.100 miliardi di pretese in questo momento inevase, e dello stesso fatto appunto di stimolare la politica a risolvere questo problema, dicendo che pretese pendenti presso il concessionario della riscossione da oltre 20 anni non avrebbero senso, in altri paesi non vi sono, bisognerebbe trovare una soluzione. Beh, io ricordo che nei mesi scorsi abbiamo fatto presente una cosa che magari non risolve totalmente, ma potrebbe aiutare, potrebbe contribuire a questo. Abbiamo segnalato più volte al governo, agli enti, che ci sono una serie di pretese ormai inesigibili e per le quali addirittura non vi è la possibilità di poter incassare. Mi riferisco ai contributi previdenziali più vecchi di 5 anni. La Cassazione del 2016 ha fatto presente che la prescrizione è di 5 anni, ma non solo, è il principio dell'irrinunciabilità da parte appunto dell'ente di questa prescrizione. Quindi questo cosa vuol dire? Che anche se pagati dal contribuente devono essere restituiti. Che senso avrebbe a questo punto tenerli pendenti, no? Quindi anche la cancellazione di queste pretese, che sono parecchie, potrebbe quantomeno aiutare prima di tutto a eliminare questo carico enorme che dagli stessi diretti interessati appunto si ritiene che non abbia senso, e dall'altro potrebbe aiutare molti cittadini, e il presidente Maizzi lo sa, perché insomma problematiche di questo tipo arrivano giornalmente, e quindi si potrebbe cercare di trovare un incontro almeno su questo aspetto. E purtroppo prima di arrivare a una fase contenziosa viene attivata sempre una fase stragiudiziaria, dove si evidenzia all'ente appunto l'inesigibilità, per esempio in questo caso, no? Quindi l'errore grossolano, ma il più delle volte si è costretti ad agire poi in giudizio, e quindi poi la dottoressa insomma sa di cosa stiamo parlando, anche dal punto di vista appunto di queste pretese. Questo mi sembrava doveroso, proprio perché è fatto del giorno, e quindi insomma non immaginavo che si arrivasse a questi importi, però insomma, viene dichiarato dallo stesso concessionario, quindi 1.100 miliardi ad oggi di pretese. Certo, questi ultimi 2 anni hanno influito parecchio, però insomma, le grosse pretese da oltre 22 anni non derivano di certo dai 2 anni di pandemia. Ecco, sicuramente dobbiamo procedere velocemente. Io avrei voluto accennare brevemente, prima di arrivare alle slide e analizzare la norma, un breve riassunto di quanto successo dal 2013 ad oggi, per far comprendere come una norma inserita all'interno di una legge finanziaria poi
abbia contribuito a rivoluzionare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. E, ovviamente insieme ai colleghi di Camera Civile nel 2013 abbiamo analizzato la norma, abbiamo cercato di capire innanzitutto come potesse, no, essere inserita all'interno di una legge finanziaria e passare praticamente in sordina, l'ha evidenziato più volte anche in altri interventi, insomma, il collega Donadelli. Però insomma siamo stati capaci, poi anche grazie a Milano Percorsi su Milano, allo studio Dragone sempre su Milano, con il COA di Roma che c'è stato anche a fianco, abbiamo cercato di iniziare, no, a proporre le prime istanze per segnalare ai contribuenti questa ulteriore possibilità, avviando insieme alle altre fasi stragiudiziali, per gli errori più grossolani, e in genere cerchiamo di rapportare con la pubblica amministrazione, con l'istituto dell'autotutela, no? Per cercare di, a volte risolviamo, a volte no, quindi abbiamo proposto anche questo ulteriore strumento. E poi il mancato riconoscimento di queste istanze ce lo siamo portati anche nel contenzioso per cercare di evidenziare, insomma, anche questa legge ai giudici. Tra l'altro nel 2015 sono arrivate le prime sentenze, la prima, se non sbaglio, della sezione 40 della commissione tributaria provinciale di Milano, all'epoca presieduta dal dottor Piercamillo Davigo, e poi insomma su Lecce abbiamo iniziato. Da lì l'elemento fondamentale che voglio evidenziare è che sono passato, ovviamente anche in qualche modo hanno iniziato a fare discutere, e vi è stato un cambiamento perché la modulistica che prima non c'era è stata riconosciuta e introdotta dal concessionario con il modello SL1, e gli atti esattoriali hanno iniziato a riportare questa norma nell'informazione al contribuente. Poi inevitabilmente è stata anche una modifica da parte del legislatore, che comunque poi esamineremo, però ecco, tutto questo ha portato finalmente al riconoscimento di un diritto, quindi quantomeno dei passi li abbiamo fatti. Certo, ribadisco, è strano che da mesi si parla di riforma tributaria e non si è cambiato nulla, e poi invece una norma che va a rivoluzionare il rapporto tra cittadino e contribuente sia stata inserita in una finanziaria con 4 commi, finanziaria che per chi non ha mai avuto a che fare, insomma, visto che ci sono anche collegati una serie di imprenditori, spieghiamo, è in genere costituita da 1 o 2 articoli massimo con centinaia di commi che riguardano gli argomenti più disparati. Tanto è vero, insomma, che i commi che riguardano questa legge vanno dal 537 al 543, 544, insomma sono 5-6 commi inseriti tra un comma che riguardava delle agevolazioni alle badanti e un altro degli aiuti alle comunità montane, quindi ecco, giusto per capire un pochettino come è stata introdotta questa norma. Detto ciò, direi che possiamo avviarci velocemente all'indicazione delle slide. Stavo parlando prima con la dottoressa Mainolfi, eventualmente se vuole possiamo interagire nel metodo. Sì, la dottoressa ha detto che non mi conviene, facciamo lo stesso. Il confronto è sempre un modo di arricchimento. Quasi come essere in tribunale. Ma sì. Velocemente, l'annullamento del debito l'ha anticipato il collega Malorgio, insomma la legge 228 disciplina la materia dell'annullamento del debito in riferimento agli atti del concessionario della riscossione. Noi riteniamo che sia stato con questa legge creato l'istituto dell'annullamento delle pretese per silenzio assenso, tanto è vero che lo diciamo nel punto successivo. La portata innovativa è desumibile dall'introduzione di un nuovo istituto giuridico, l'annullamento per silenzio assenso del debito iscritto a ruolo. Tale istituto è compreso in questi commi, dal 537 al 543, e gli ultimi due commi me li sono riservati alla fine, e ritengo che possano dare degli spunti anche soprattutto a commercialisti e ad avvocati, perché
vi darò degli elementi appunto di interpretazione, vedremo insomma se saranno condivisi o meno. La legge, cioè il decreto legislativo 159 del 2015, ha portato delle modifiche, ha limitato i motivi per i quali è possibile poter fare questa istanza e poter evidenziare degli errori da parte della pretesa della pubblica amministrazione, però anche in questo caso vedremo poi insomma che tipo di modifiche sono state fatte e che cosa hanno portato. 537, insomma, il comma, questo è cambiato poco, anzi questo per nulla, perché è stato cambiato il 538, e fa presente che i concessionari di discussione sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti, quindi insomma le pretese del concessionario. Ho scritto tra parentesi il modello SL1, adesso è stato nominato in questo modo. Quando abbiamo iniziato a presentare le prime istanze, quindi per i primi due anni, facevamo delle normali raccomandate, oppure il contribuente presentava, come quando si fa insomma per la proposizione delle istanze di autotutela, si possono presentare direttamente allo sportello. Faccio questa precisazione perché ritengo che questa modalità di presentazione poi non sia del tutto venuta meno, e poi vedremo perché. 538 invece è stato modificato e prevede appunto che appena di decadenza entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto procedura cautelare esecutiva, e questa parte è stata modificata perché prima fino al 22 ottobre 2015 si parlava di possibilità di poter proporre l'istanza nei 90 giorni, non era stato specificato appena di decadenza, quindi il termine veniva inteso anche tipo ordinatorio, anche le dichiarazioni presentate successivamente potevano avere un loro perché, insomma, poi il legislatore ha inteso insomma quantomeno specificare questo aspetto e ridurre i termini, e quindi la possibilità di poter presentare, dicevo, una dichiarazione entro questi 60 giorni. I motivi, ho messo in rosso il motivo che è stato eliminato, quindi dalla presentazione, diciamo, preparazione iniziale della norma, poi dal 22 ottobre 2015 è stato espunto l'elemento F, che rappresentava un buon elemento generale dove poter evidenziare qualsiasi tipo di vizio delle pretese della pubblica amministrazione. Quindi la prima è prescrizione o decadenza intervenuta in fase antecedente all'iscrizione del ruolo, quindi non dopo che è stata formata la cartella, ma in fase precedente, quando si parla di cartella esattoriale, oppure quando si voglia evidenziare al concessionario che è stato un provvedimento di sgravio o una sospensione amministrativa, in questo caso l'ente che magari ha sospeso, il concessionario non lo sapeva, e si fa presente al concessionario che vi è stata una sospensione da parte dell'ente, ente che può essere l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, un ministero per eventuali sanzioni o recuperi di qualche pretesa, o pagamenti effettuali riconducibili di una sospensione giudiziale oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte le pretese dell'ente creditore emesse in un giudizio al quale il concessionario non ha preso parte. Perché? Perché ovviamente se il concessionario ha preso parte del giudizio e la sentenza è stata a favore del contribuente, vi sono altri mezzi per bloccare l'esecuzione, perché ovviamente il mancato adempimento a un provvedimento giudiziale comporta delle responsabilità dal punto di vista civili e penali, e quindi questo è il motivo per il quale appunto si è specificato appunto che si tratti di sentenza dove il concessionario non era stato coinvolto e quindi non poteva sapere, o un pagamento, quindi pagamento di pretese antecedentemente alla formazione del ruolo. La F, lo specifico lo stesso perché potrebbe trovare ancora degli elementi di attuazione, poi ne parleremo. L'F che è stato eliminato, ho detto, con il decreto 159 del 2015, prevedeva anche qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sospeso, quindi prevedeva possibilità di poter inserire qualsiasi tipo di
pretesa di eccezione alla pretesa della pubblica amministrazione. Quindi abbiamo detto, giusto per ricapitolare, dichiarazione, nei 60 giorni vi è la possibilità di presentare la dichiarazione, un primo atto utile, un atto della procedura cautelare, quindi un preavviso di ipoteca piuttosto che un fermo sul veicolo, oppure un atto della procedura esecutiva intrapresa dal concessionario, quindi si parla di pignoramento. Pignoramenti che possono essere di varia natura, pignoramento presso terzi oppure un pignoramento immobiliare, pignoramento mobiliare anche da parte del concessionario, anche se sono sempre meno frequenti, però la legge lo prevede, quindi eventualmente a questa tipologia di atti è possibile nei 60 giorni presentare la dichiarazione. Il comma 539 evidenzia, diciamo, gli oneri del concessionario, quindi ricevuta la dichiarazione sono tenuti velocemente, comunque entro 10 giorni, a trasmetterla all'ente competente in modo tale che possa venirne a conoscenza e rispondere al contribuente, perché la dichiarazione viene presentata dal contribuente direttamente al concessionario, ma chi deve rispondere è l'ente impositore. E, ecco, questa è una modifica che è stata inserita nel comma 539 ed è importante eventualmente evidenziarla, cioè l'ente creditore quindi comunica, è tenuto a comunicare al debitore l'esito della dichiarazione e dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero la conferma della legittimità del debito iscritto. Quindi dovrà fare l'ente creditore, una volta esaminata la pratica, la risposta sia al concessionario e anche al contribuente. La norma prevede, questo fa parte della modifica del 159, che fino a tale momento resta sospeso il termine di quell'articolo 53,1 del DPR 602-73. Il 53,1 prevede il termine di 200 giorni entro il quale appunto deve essere avviata l'azione esecutiva immobiliare pena la perdita di efficacia. Quindi si preoccupa, appunto, visto che precedentemente non era stato specificato, che quantomeno sia sospeso questo termine. Io ho evidenziato in rosso invece un elemento di riflessione che pongo più volte anche davanti al giudice dell'esecuzione. La norma non prevede nulla invece per quanto riguarda il pignoramento presso terzi. Il pignoramento presso terzi, vi è un'ordinanza del Tribunale di Lecce, se non sbaglio la dottoressa Poppuni, lì del 2019, e poi ce ne sono poche altre, ma comunque che prevedono la perdita di efficacia nei 60 giorni dal momento in cui vi è stata la notifica. Quindi quello che evidenzio è che la presentazione dell'istanza non blocca questo termine, potrebbe portare alla perdita di efficacia dell'azione esecutiva se si tratta di un pignoramento presso terzi. Quindi è da valutare, perché ovviamente nell'ottica della difesa del contribuente una perdita di efficacia del pignoramento potrebbe portare poi, insomma, a opposizioni agli atti esecutivi presumibilmente. Quindi è un elemento da considerare, mi sentivo di segnalarlo. Comma 539 bis è stato inserito anch'esso dal 159 del 2015 e prevede che la reiterazione della dichiarazione non è ammessa, quindi non è che se ti rispondono picche a quel punto la ripresenti di nuovo, cosa che non era specificata precedentemente. Si vede che appunto era stata sfruttata anche magari dal punto di vista dei contribuenti, proprio per evitare azioni, veniva ripresentata più volte. Il 540 prevede, diciamo, l'elemento fondamentale su cui si basa la legge, cioè l'annullamento di diritto di queste pretese a seguito della mancata risposta dell'ente impositore, e prevede che in caso di mancato invio da parte dell'ente creditore della comunicazione prevista dal 539, e quindi in pratica della risposta, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione, le partite di cui al comma 539 sono annullate di diritto, e quest'ultimo, quindi l'ente, il contribuente, è considerato automaticamente discaricato dai relativi ruoli. Cioè
non vi è risposta nel centro di missione, a quel punto viene meno la pretesa. La norma poi, qua l'elemento di modifica, prevede ad opera del DLGS 159/2015, prevede che contestualmente sono eliminati dalle scritture contabili gli importi e l'annullamento non opera, questo è specificato, in presenza di motivi diversi rispetto a quelli elencati dal 538, quindi la prescrizione, abbiamo detto la decadenza prima del ruolo, il provvedimento di sgravio, la sospensione amministrativa, e poi prevede, ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito. Quindi è possibile che il contribuente possa, con la propria dichiarazione, e eccepire il fatto che vi è stata una sospensione giudiziaria amministrativa, ma questa porterà solamente alla sospensione dell'atto esecutivo, ma non al suo annullamento, perché la norma ha previsto che appunto questo, pur essendo previsto tra i motivi di presentazione e dichiarazione, porta solamente eventualmente alla sospensione del titolo esecutivo fino all'eventuale risposta. Però quello che mi sento di dire è ok, e se in questo caso l'ente non ha risposto, quindi ci troviamo di fronte a un titolo esecutivo brevemente sospeso, quindi presente all'interno tra i carichi inesigibili, tra quei 1.100 miliardi per i quali non si può agire, perché poi non so, dottoressa, però vedendo mi sembra. E poi la norma, come ho detto, dice anche di sentenza non definitiva di annullamento del credito. Io su questo vi invito anche appunto a riflettere, perché la norma parla di sentenza non definitiva. E quindi quando non opera l'annullamento? In presenza, come ho detto, di motivi diversi da quelli elencati dal 538, nei casi di sospensione giudiziaria o amministrativa che portano solo alla sospensione e non al venir meno del titolo, e poi sentenza non definitiva di annullamento del credito. Io soprattutto per i non addetti ai lavori faccio presente che la sentenza non definitiva è cosa differente rispetto alla sentenza non passata in giudicato, quindi la presentazione di una sentenza di primo grado anche appellata potrebbe portare alla presentazione di un'istanza ai sensi della 228. E se ovviamente sentenza definitiva, quando la sentenza è definitiva? Quando ai sensi del 279 il giudice si esprime sia sulle questioni di giurisdizione, sulle questioni pregiudiziali e sul merito. Però una sentenza di primo grado può essere definitiva ma non passata in giudicato, quindi molto probabilmente c'è stato un errore dal punto di vista della, tecnico della qualificazione del tipo di sentenza, oppure è la volontà del legislatore, questo non lo sappiamo, però mi faceva specie, quindi ve lo segnalo, anche perché su questo una serie di contenziosi vedremo dove andranno a finire proprio su questo aspetto. Vi segnalo la sentenza della Cassazione, sezione unite un po' datata, ma è l'unica che ho trovato, la 653 dell'80, che fa presente appunto che sono sentenze non definitive tutte quelle che non concludono l'intera controversia, in quanto statuiscono solo sulla questione pregiudiziale, su alcune domande, quindi non giudicando, non pronunciandosi appunto su tutto. Quindi ecco, su questo aspetto, sentenza non definitiva, sentenza non passata in giudicato, vi invito appunto a riflettere, perché potrebbe essere un elemento di spunto. Su questo, tra l'altro, ho un procedimento in Cassazione pendente alla sezione ordinaria, poi se passerà la tagliola della sezione sesta faremo un convegno, magari vedremo se ci conviene. Se conviene a voi, certo. Comma 541, responsabilità penale, ovviamente in caso di produzione di documentazione falsa, però vado veloce, non devo evitare appunto di non dare troppo tempo anche ai colleghi, anche perché ritengo che l'elemento più interessante possa essere, vediamo, 542 dice che sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo appunto supporto, ma ritengo
ritengo che possa essere interessante il 5.43. Quindi le disposizioni dal 5.37 al 5.42, quindi la norma che vi abbiamo illustrato adesso, si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima dell'entrata in vigore della presente legge. Cosa vuol dire? Che prima ancora che entrasse in vigore, il legislatore ha detto: per tutte le eventuali dichiarazioni che hai presentato prima valgono come istanza 228. Ecco perché vi ho detto la lettera F, ok, è stata eliminata a seguito del decreto legislativo, ma ovviamente è pienamente applicabile per tutte quelle dichiarazioni che sono state presentate prima del gennaio 2013. Ovviamente la cosa strana è: ma come possono essere delle dichiarazioni ai sensi della 228 se ovviamente devono essere presentate precedentemente? Io sinceramente nei vari contenziosi utilizzo tutte le lettere di autotutela presentate al concessionario, dove quantomeno il contribuente evidenziava degli elementi di legittimità, facendo presente che viene equiparata l'istanza 228. Ovviamente dal gennaio 2013 in poi, quando anche non vi era il modello SL1, abbiamo sempre aiutato il contribuente a presentare delle istanze che potessero avere evidenziato in oggetto quantomeno istanza 228-2012. Fase precedente, ritengo che qualsiasi tipo di lettera al concessionario che evidenziasse un errore della pretesa possa essere quantomeno efficace. A questo punto rientrerebbe quella lettera F del comma. Tutte le situazioni, anche perché all'epoca ancora, e tra l'altro vi segnalo, il 543 non è stato proprio modificato dal legislatore nel 2015. Quindi questo è un elemento che vi porto di riflessione, tanto è vero che a dicembre, quando abbiamo fatto il convegno sempre su questo tema, alcuni commercialisti mi hanno detto: ma quindi vado nei vecchi schedari e vado a vedere? Sì, sono stati di parola, perché poi abbiamo avuto modo di disquisire su una serie di istanze presentate negli anni 2000, ho detto tutto ciò che era stato presentato prima, qualsiasi, ovviamente all'epoca non era agenzia entrata di riscossione, si trattava di Soget, Sobait, erano concessionari, ma comunque anche nella fase eventuale giudiziale è stato evidenziato questo comma 5.43. 5.44, anch'esso non è stato modificato dal decreto legislativo 159/2015 e può sempre essere utile, perché fa presente che in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1000 euro, ai sensi del 602 del 73, quindi richiesti con le pretese di tipo esattoriale, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio dell'iscrizione al ruolo. Quindi per le piccole pretese può essere anche un elemento di opposizione, perché se non vi è stato un preavviso precedente per piccole pretese, il titolo non poteva, insomma, essere portato alla riscossione, quindi è basato e sono utilizzato come base per eventuali azioni cautelari o esecutive. Quindi il 544 è ad oggi attuale. E giurisprudenza: tutte queste sentenze le potrete trovare sul sito dell'Associazione Partite IVA Nazionali. Ve ne sono tante altre anche più recenti, mi sono permesso di segnalare queste perché eventualmente hanno degli spunti interessanti, e con questo poi eventualmente, in caso ci fossero domande, altrimenti chiudo. Perché? Perché nella sentenza 1955 del 2015 è stato chiarito un elemento fondamentale. In genere nel contenzioso il concessionario molte volte dice: sì, non ha risposto l'ente, ma mi hai mandato la lettera, ho risposto io per il l'ente. E questa, come anche altre sentenze, evidenzia il fatto che la norma prevede un iter ben diverso. Prevede che istanza concessionario, il concessionario ha 10 giorni di tempo per girare le istanze all'ente competente, deve essere l'ente a rispondere nei 220. Quindi questa sentenza, come anche quella di Lecce, la 2674, evidenziano questo aspetto. La
sentenza della Corte d'Appello, la 427 del 2020, si trova un po' dappertutto, anche perché è stata la prima, no, forse è stata la seconda della Corte d'Appello su questo tema, poi ce ne sono state altre, ha evidenziato invece un altro aspetto fondamentale, che riguarda la giurisdizione per quanto riguarda questo tipo di azioni, perché in primo grado il Tribunale Sezione Lavoro aveva respinto l'azione del contribuente dicendo no, questa legge vale solamente in caso di azione tributaria e quindi vattene a prendere per quelle pretese tributarie solamente dinanzi alla commissione tributaria. La Corte d'Appello ha fatto presente che l'interpretazione della norma deve essere differente, che quindi riguarda tutte le pretese iscritte al ruolo e quindi possono essere pretese appunto di tipo civile, pretese del lavoro, pretese tributarie e quindi riguarda l'azione della pubblica amministrazione a 360 gradi. Presidente Sorrento aveva evidenziato per esempio la sentenza di Bari, che non ho elencato qui, ma la sentenza di Bari per esempio riguardava la pretesa da parte del Ministero delle Politiche Agricole per un mancato riconoscimento di finanziamenti delle quote latte, ecco. In quel caso per esempio la giurisdizione era di tipo ordinario, ci siamo rivolti al giudice ordinario perché si trattava di sanzioni sostanzialmente ai sensi della 689 dell'81 e quindi in quel caso il tribunale di Bari. Ho segnalato anche l'unica sentenza per adesso della Corte di Cassazione, la 2854 del 2019. Questa sentenza, vabbè, oltre all'autorevolezza appunto dell'organo giudiziario, ritengo che sia interessante anche per un altro aspetto che viene più volte, sorge più volte in vari contenziosi. La sentenza evidenzia, insomma, fa tutto l'excursus della nascita della norma, quindi fino alla sua applicazione, e poi nel raccontare il fatto mette in evidenza come il venir meno di queste pretese a seguito della presentazione della dichiarazione non sia sotto in primo grado e quindi sia stato eccepito come vizio, ma in corso di causa, in appello, il concessionario ha richiesto queste pretese, erano pretese che riguardavano la giurisdizione del lavoro, se non sbaglio, quindi pretese contributive, dopo l'appello in primo grado erano state richieste a seguito di un atto esattoriale a cui è stata effettuata a distanza, non vi è stata risposta, e in sede d'appello è stato evidenziato appunto la mancata risposta che ha fatto venire meno la pretesa, e quindi già la Corte d'Appello ha fatto venire meno aveva evidenziato la cessata materia del contendere proprio perché era venuto meno la pretesa, quindi anche non si era espressa nel merito, e così ha fatto anche la Suprema Corte. Questo è importante perché evidenzia come a quel punto lo stesso giudice, anche in corso di causa, deve prendere atto in qualsiasi grado di giudizio del venir meno delle pretese e a quel punto dichiarare la cessata materia del contendere, proprio perché vi è ormai il venir meno di queste pretese per diritto. E vi sarebbero ulteriori problematiche che magari possono essere poi spunto di confronto anche dopo magari l'intervento e che in questo momento sono più che mai attuali, cioè la questione della giurisdizione, perché la butto là adesso solamente come dubbio, però eventualmente ci si può confrontare, anche perché vi è stata una sentenza della Cassazione a sezioni unite che è stata chiamata a febbraio a pronunciare in merito a due posizioni contrastanti, sempre di due posizioni contrastanti della sezione unite della Cassazione, sempre sulla questione della giurisdizione in caso di pretese tributarie nella fase successiva, quindi nella fase, diciamo, successiva alla notifica della cartella. Quindi parte della giurisprudenza dice che a quel punto, pur trattandosi di pretese tributarie, se il vizio che viene evidenziato appunto è il venir meno della pretesa successivamente alla notifica dell'atto esattoriale, che potrebbe essere
motivo di prescrizione o un motivo legato anche alla mancata risposta, a quel punto la giurisdizione dovrebbe essere ordinaria. E la situazione su alcuni punti ancora non la ritengo definita del tutto, perché si aprirebbe insomma parecchio da discutere, perché sicuramente se è stata avviata un'azione esecutiva, quindi se c'è un pignoramento esattoriale e si devono evidenziare rischi di questo tipo, si è chiarito che la giurisdizione è giurisdizione ordinaria attraverso un'opposizione all'esecuzione. Ben diverso invece quando ancora l'azione non è stata iniziata, l'azione esecutiva, e quindi non si capisce bene se la giurisdizione sia quella tributaria. Faccio un esempio: cartella esattoriale venuta meno a seguito per esempio di un'istanza del 28, oppure perché cartella esattoriale poi non ha proceduto il concessionario per 5-10 anni a seconda del tipo di pretesa prescritta, ma non si è avviata un'azione esecutiva. A quel punto cosa si cede, come si può impugnare questa tipologia di pretese? Anche un atto di intimazione, no? Anche un'intimazione magari successiva alla cartella, e su questo insomma c'è una situazione non è ben definita, però ecco, sarebbe un argomento di spunto nel caso in cui ci fossero poi domande in merito, però lascio la parola alla dottoressa. Io vorrei passare la parola al microfono alla presidente della sezione lavoro del Tribunale di Lecce, dottoressa Caterina Menotti, che ringrazio anche particolarmente perché so che è un periodo molto pieno e dal punto di vista delle udienze e degli impegni anche familiari, peraltro molto, molto belli, e quindi ha trovato modo e tempo di stare qui con noi, quindi io sono particolarmente orgoglioso della sua presenza e quindi la ringrazio e sottolineo insomma tutto questo. Nel passare la parola alla Presidente Menotti, mentre Matteo parlava mi veniva in mente una piccolissima riflessione che voglio condividere con voi. Da tanto tempo si parla, e gli avvocati sanno bene che cosa appunto sto parlando, di funzione sociale dell'avvocatura. Io penso che questa funzione sociale dell'avvocatura siano delle belle parole, ma che finora, e ve lo dice uno che ha una interlocuzione diretta appunto con il Nazionale e col Ministero di Giustizia, con la Fede prima ancora con Orlando, adesso con la Cartabia, attraverso l'Unione Nazionale dei Camere Civili, credo che tutto questo sia rimasta e rimanga ancora una bellissima enunciazione di principio, parole vuote. Bene, credo che per converso questo tipo di impegno dell'avvocatura, non voglio dire delle Camere Civili, dell'avvocatura, perché poi quando si parla di certi impegni e di certi valori, credo che non valgano neanche per i compartimenti stagni, associazioni, istituzioni, Camere Civili, Camere Minorili, no. Credo che questo impegno di una parte importante dell'avvocatura credo che sia una esemplificazione concreta, pragmatica, di quella che dovrebbe essere la funzione sociale dell'avvocatura. Prego, Presidente. Stiamo parlando del 2012,
riferisco alla legge, al 128/2012, noi abbiamo ritenuto che il silenzio avverso l'istanza del contribuente, il silenzio temuto sia dall'ente creditore sostanzialmente che dall'ente che dal concessionario, debba comportare l'annullamento della pretesa. Allora, lui l'ha detto in una maniera molto netta, molto convinta, però dietro penso che prima di arrivare a questa conclusione, proprio perché l'ha sottolineato, vuol dire che poi questa conclusione non era scontata. E perché non è scontata? Il problema è proprio questo, cioè c'è una fase contenziosa, una fase che giustamente voi dite, una fase nella quale ci deve essere il dialogo tra il cittadino e la pubblica amministrazione, poi mediato dal concessionario, ma in realtà il cittadino quando riceve un atto di riscossione, siamo certi che prima c'è stato l'avviso di accertamento, voi siete dei tecnici, quindi riuscite a seguirmi benissimo, c'è stato l'avviso di accertamento, c'è stato poi viene iscritto al ruolo, nel momento in cui viene iscritto al ruolo c'è l'avviso di addebito, comunque prima la cartella esattoriale, poi si va avanti e c'è l'atto impositivo. Discussione, il concessionario deve andare a prelevare qualcosa, cioè a soddisfare il credito, quindi siamo in una fase esecutiva o comunque a diciamo a preservarlo in un certo qual modo, preservarlo appunto con delle procedure cautelari, che noi sappiamo che è quella del preavviso di ipoteca, disposizione di ipoteca, e in questo caso quindi noi il dialogo appunto tra cittadino e pubblica amministrazione, come secondo la legge che poi riprende, forse l'ha detto anche l'avvocato Sanchez, ma forse non è, una circolare che era già di Equitalia sul punto e la viene poi riportata in questa legge, però già c'era una circolare sul punto, cioè nel momento in cui questo credito viene iscritto al ruolo e passa al concessionario, questo è il momento, in quel momento può iniziare questo dialogo come il cittadino, il contribuente presenta una dichiarazione al concessionario, le tecniche sappiamo, se non ripeto tutto quello che ha già detto l'avvocato Sanchez, e il cosa può fare presente, cioè che sono tipizzate ormai, che il credito era già prescritto prima dell'iscrizione al ruolo, quindi è un fatto passato, quindi diciamo l'iscrizione al ruolo è stata sbagliata, cioè è l'INPS che ha sbagliato, quindi lamenta una iscrizione al ruolo errata da parte dell'INPS perché il credito era già prescritto, oppure che c'è stata una sospensione in sede amministrativa e quindi l'INPS, l'ente nel frattempo ha sospeso quella procedura e quindi dice al cittadino, si rivolge all'agente di riscossione e dice no, non puoi andare avanti, è inutile che vai avanti, è inutile che inizi questo, cioè questo pignoramento, quindi questo è il momento, è precontenzioso e si riferisce sempre ad atti precedenti all'atto di riscossione, siamo certi, non all'intimazione di pagamento, ma all'intimazione di pagamento, diciamo che è il primo atto della procedura, no? Una specie di atto di precetto. Già quando viene notificato l'intimazione di pagamento, il contribuente impugna l'intimazione di pagamento come primo atto della riscossione, oppure ci può essere per esempio una, abbiamo detto, un preavviso di ipoteca. E cosa fa valere? A quel punto inizia, cioè c'è questa bella parola partita. Allora, il concessionario deve sospendere immediatamente tutte le iniziative di riscossione che riguardano le partite che sono relative agli avvisi di addebito e alle cartelle esattoriali quando ci sono, ricorrono quelle circostanze, quando il cittadino contribuente fa presente che il credito era già prescritto, quando il cittadino contribuente fa presente che c'è una sospensione amministrativa, una sospensione giudiziale oppure addirittura un accertamento già in sede giudiziaria, però dove il concessionario non è parte. Immaginiamo quando viene impugnato un avviso di addebito, il concessionario non è parte del giudizio, ma c'è solo l'INPS. E quindi ci può essere un difetto di comunicazione appunto tra ente impositore e a questo punto agente di riscossione. Perché dove voglio arrivare? Cioè,
non, cioè non, o meglio, in questo caso già l'ha detto l'avvocato Sanchez, il concessionario deve, deve comunicare con l'ente impositore, deve chiedere all'ente impositore ma questa dichiarazione è una dichiarazione fondata, e quindi chiede conto all'ente impositore se quello che sta dicendo il cittadino è vero o meno, e l'ente deve a sua volta comunicare di nuovo con il concessionario e o emette un provvedimento di sospensione, sospensione quindi in quel caso della pretesa che dovrebbe, che era stata azionata, di sospensione, quindi a questo punto immagino dell'avviso del debito, della cartella esattoriale, degli enti che sono precedenti, degli enti che sono dell'INPS, in questo, io dico parlo dell'INPS perché sono quelli che poi mi capitano nel mio lavoro, oppure fa presente che quella dichiarazione non è supportata, poi vabbè c'è il problema della documentazione e tutto il resto che è infondata. Però se tutto ciò non avviene, il legislatore che cosa prevede? Cioè che il silenzio abbia delle conseguenze nei 220 giorni. E qui c'è un problema, cioè qui c'è il primo problema. Perché se che cosa avviene? Cosa succede se nei 220 giorni non arriva una risposta? Una risposta che sia una risposta favorevole o comunque dove si dice questa dichiarazione è infondata, rigettiamo l'istanza di sospensione, perché qui stiamo parlando di sospensione, siamo contenti. Cioè si chiede la sospensione al concessionario, non si chiede l'annullamento, si dice sospendi, fermati, sospendi questa discussione, perché sono accadute queste cose. Poi è ovvio che la prescrizione, faccio un esempio, cioè se veramente il concessionario sospende, se questa sospensione viene data attraverso l'ente impositore, poi ci siamo chiesti come si va avanti. Bisogna sempre far dichiarare che il credito è prescritto, cioè ci sarà un giudizio nel quale sarà stato impugnato l'avviso di addebito e sarà stato dichiarato il credito, sarà stata accettata la prescrizione del credito e l'estinzione della prescrizione. Quindi stiamo attenti, non confondiamo i termini. Una cosa è il credito che viene prima, che sta lì, esiste, e una cosa è tutta l'attività di riscossione di quel credito. E perché dico siamo certi? Perché la conclusione del 540 io ve lo pongo come dubbio, ma non sono d'accordo, non è che non sono d'accordo, ho dubbi che la pretesa non viene, non si estingue la pretesa, non si estingue il diritto di credito. Questo non è un modo di estinzione di un diritto di credito. Cosa si estingue? Cosa viene annullato? Viene annullata la partita, quella partita che è una voce che ha il concessionario, e il concessionario viene discaricato, cioè sostanzialmente c'è un discarico in questo caso del ruolo, cioè non deve più compiere attività di riscossione. E poi, e scusate, lo devo leggere, dice che la conseguenza è che dice le partite di cui al 537 sono annullate di diritto e il concessionario è considerato automaticamente discaricato dei relativi voti. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. Allora voi dite, perché non ha detto che si estingue il diritto di credito? Era molto più semplice dire il diritto di credito che è nato e sta lì fino a quando non si può scrivere esiste, perché non ha detto si estingue? Ma ha parlato di partite. Io stamattina non lo so chiesto, ho detto ma perché ha parlato di partite e perché? Cioè fa riferimento a queste scritture patrimoniali. Allora ho detto, visto che io non sono, diciamo, noi abbiamo solo la parte successiva, quindi da noi viene dopo l'avviso del debito, la cartella esattoriale, tutta la parte precedente, noi non approfondiamo il rapporto tra il concessionario e l'ente impositore. Quindi sono andata così a scaricare una legge, che vuoi dire perché l'ho scaricata, che è questa. Allora, ho scaricato questa qui, che è la 112 del 99. La 112 del 99 contiene due articoli che secondo me sono interessanti, il 19 e il 20, articolo 19 e articolo 20. In questi due articoli si parla di discarico per inesigibilità. Allora io trovo questa parola discarico che è uguale a questa, la stessa cosa. Tanto il legislatore che si occupa di questo, quindi quando utilizza un termine, l'ha già utilizzato anni prima, noi dobbiamo andare a vedere come l'ha utilizzato in quale contesto. Allora, in questo caso si dice di discarico per inesigibilità, per dirvi quando il concessionario non riesce nella riscossione
coattiva perché non ci sono beni, il contribuente non ha beni a disposizione, allora che cosa fa? Fa una dichiarazione, cioè comunica all'ente impositore, qui non c'è nulla e quindi bisogna, c'è inesigibilità, non come la intendiamo noi, inesigibilità del credito, vuol dire infruttuosità della riscossione coatta per intenderci. Cosa accade? Che decorsi 3 anni da questa comunicazione di inesigibilità, il concessionario è automaticamente discaricato e contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate. Cioè qui usa gli stessi termini che stiamo usando in quella legislatura sono usati in un altro caso, però sono questi termini. E quando, cioè, vuol dire che per il momento quell'iscrizione al ruolo che aveva fatto l'ente impositore viene meno, cioè il concessionario non è più tenuto perché è stato discaricato, quella posta attiva per intenderci, quel credito si viene cancellato dalle scritture contabili dell'ente impositore, ma questo significa che quel credito è morto, si è estinto, cioè io lo sto chiedendo insieme a voi, il termine non è questo. Cioè, una cosa è dire io non ce l'ho nella mia scrittura contabile perché non lo vedo come attivo. Cioè, immaginate che se più parli un imprenditore che sa che ormai quel credito è andato, non lo può più. Però lo tiene là, poi non si può sapere. In realtà, cioè, quello che viene meno è la procedura di riscossione. Allora, questo silenzio può incidere, a mio parere, ma domani posso cambiare idea, sugli atti di imposizione coattiva, cioè sull'intimazione di pagamento. Allora effettivamente dico l'intimazione di pagamento, quell'atto di riscossione che è lì, ma non potrà mai, e anche in questo caso, cioè sull'atto di riscossione, quindi dall'intimazione di pagamento in poi, se c'è il silenzio, quegli atti vengono meno, perché c'è quella procedura di appunto di scarico, cancellazione della scrittura. Però non incide sul credito. Paradossalmente, noi abbiamo una prescrizione di 5 anni, quindi alla fine si è prescritto, ma si potrebbe di nuovo iscrivere a loro. Dal mio punto di vista, si può di nuovo iscrivere a loro. Cioè, si può ripartire teoricamente, perché il credito non si estingue. E perché io dico questo? Perché poi l'effetto è nei giudizi. Nei giudizi, che cosa accade? Viene eccepita come causa di estinzione del credito. Allora, a mio parere, ma ripeto, una lettura, una prima lettura, quindi io con tutta l'unità di questo mondo che sto proponendo questa, diciamo, interpretazione, secondo me non è possibile. Quando io ho letto la sentenza della Cassazione, che per carità rispetto alla quale è un giudice di legittimità, quella che ha citato lei prima, avvocato Sanchez, io sui numeri non sono proprio ferrata, comunque ce l'ho. Esatto, ce l'ho qua, la 28.254 del 2019. Allora, questa sentenza chiude con un cessata materia del contendere. Allora, cessata materia del contendere. E, secondo me, io non l'avrei scritta come cessata materia del contendere. Io mi sarei posto il problema. Quel silenzio, quali conseguenze ha comportato? Che cosa io ho un giudizio? Ho un'intimazione di pagamento? E allora è la procedura di riscossione che viene meno, non ciò che viene prima. Ciò non toglie che poi si va a riscrivere al ruolo quel credito e se non è ovviamente, diciamo, se non è prescritto, se no poi c'è la prescrizione. E considerate che io ho letto l'articolo 19 sul discarico dell'inesigibilità, ma c'è l'articolo 20 che dice: per le entrate tributarie dello Stato, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, perché può darsi che nel frattempo c'è stato discaricato, ma si viene a conoscenza del fatto che il contribuente, non lo so, è una grande eredità e quindi è di nuovo assorbibile. Cosa accade? Nonostante l'abbiamo cancellato quel credito dalle scritture patrimoniali, si può riscrivere al ruolo le somme già discaricate, purché non sia ricorso al termine di prescrizione decennale, che è proprio quello che può accadere qua. Questo io non so se questo è un'interpretazione sicuramente che non, diciamo, come dire, non mi rende simpatico in questo momento, perché io mi rendo conto che sono in un'aula con le associazioni dei consumatori che giustamente insomma, tengono a tutelare, però è anche vero che secondo me bisogna dare un'interpretazione che abbia un raccordo, cioè, quello che manca è il raccordo, è l'avvocato Sanchez, perciò incontra queste difficoltà, perché giustamente lui deve raccordare questa procedura.
abbia avuto un effetto sulla procedura in corso. Allora il collegamento alla sentenza non definitiva, allora quella è scritta malissimo, cioè quella parte è scritta malissimo, dice che non avviene questo discarico più cancellazione dalle scritture patrimoniali. Vabbè, se non rientro in quelle ipotesi, e abbiamo detto che sono tutte ipotesi che si verificano prima, cioè per esempio una prescrizione che dopo l'avviso di addebito, cioè che noi abbiamo detto che ormai insomma quella non rientra, cioè tutto ciò che avviene prima, siamo, ma sembra quasi, giustamente il lavoratore Sanchez attento, è stato attento, è andato ad accordare il 540 sospensione di giurisdizione amministrativa con, diciamo, com'è possibile che non opera il discarico, io non parlo di annullamento del credito, com'è che non opera il discarico per il concessionario e la cancellazione, uso i termini della legge perché ripeto non ancora sono convinta, e la cancellazione delle scritture patrimoniali dell'ente creditore nel caso in cui il concessionario ha segnalato una sospensione giudiziale o una sospensione amministrativa. Io ottengo la sospensione in quel caso, però poi non opera l'annullamento nel caso di silenzio, quindi c'è un difetto di coordinamento. Allora forse lo si può interpretare solo nel che si parla di sospensione, io così mette per dare un senso, poi non lo so, che la si può chiedere quando la sospensione giudiziale o la sentenza di accertamento, cioè che come dice proprio tecnicamente la sentenza che ha annullato in tutto in parte la pretesa, qui la sentenza che annulla la pretesa, cioè annulla il diritto di tenere, cioè basta, non c'è, non è una questione, viene prima, e sia stata emessa quando, in un giudizio dove non è parte il concessionario. Invece in quest'altro caso si potrebbe intendere che è un giudizio dove è parte, cioè sta lì il concessionario, quindi è lì che la parte si deve difendere sulla prescrizione e su tutto il resto, penso che sia così, però nel caso di rigetto, per esempio una sentenza di rigetto, il problema lo siete posti, per esempio si è verificato un caso in cui era stato impugnato l'avviso di addebito, questo a Taranto si è verificato, però non è una sentenza pubblicata, me l'ha detto il collega, cioè era stato impugnato l'avviso di addebito oltre il termine dei 40 giorni, che era inammissibile, era stata eccepita la prescrizione, la stessa prescrizione che viene eccepita poi impugnando l'intimazione di pagamento, ovviamente quella è l'eccezione di prescrizione. Allora nel frattempo il giudizio va avanti, perché poi il giudizio non è che si ferma, cioè nasce e muore in un giorno, quindi gli anni passano, nel frattempo si fa valere questa eccezione, perché arriva poi l'intimazione di pagamento arriva dopo. E il giudice dice no, perché la prescrizione tu non la puoi far valere, perché è inammissibile la prescrizione del debito. Era già stato dichiarato inammissibile con sentenza e poi era stato fatto un altro giudizio per far valere questa l'atto successivo all'intimazione di pagamento. E il giudice dice no, la prescrizione è coperta dal giudicato. Quindi qua forse il legislatore, ecco, voi che siete più vicini, cioè nel senso interrogazioni parlamentari, quello che sia, almeno chiarire questo punto, perché questo punto è importante. Cioè l'accordo tra questa procedura, che secondo me è corretta, cioè per carità, è proprio per evitare, per deflazionare il contenzioso e per dar modo, come giustamente dicevate voi delle associazioni, di che affinché il contribuente abbia subito una risposta, perché i giudizi purtroppo vanno avanti, effettivamente non tanto, adesso siamo proprio sommersi dalle impugnazioni che stanno arrivando talmente tante, dove si vede la sospensione giudiziaria che noi a volte vogliamo andare, però siamo un'udienza dopo, quindi ci sono due udienze per avere in merito per la sospensione degli avvocati sanno, però è anche vero che per evitare proprio tutto questo esiste questa legge, dovrebbe, e cioè questa è la razza è di bloccare le procedure esecutive prima che, ma subito prima che inizi. Poi c'è anche un problema, perché cioè sicuramente qua si parte dall'intimazione di pagamento in poi, sono il termine di 60 giorni per la dichiarazione, il termine di 40 giorni per impugnare l'avviso di addebito, poi non ci siamo, diciamo, c'è un difetto di raccordo anche qui, ma insomma stendiamo. Ora, ripeto, io sono, mi piace anche confrontarmi, mi piacerebbe anche nel tempo non c'è confrontarmi con, sicuramente con addetti ai lavori che hanno avuto più casi da risolvere, perché io, a me non è mai capitato, nella mia sezione ci sono state 5 sentenze, non più di 5, dove io vedo che hanno
particolare, però io ho visto che si tende a non approfondire alcuni punti e a decidere con la ragione più liquida. Per esempio, faccio un esempio, lo diceva l'avvocato Valentini, mi sembra che ci sia stata una sentenza della Corte d'Appello, sentenza di Corte d'Appello non nostra, dove era la cassa forense che chiedeva alla Corte proprio di prendere una posizione precisa sull'argomento, cioè si era applicata più o meno questa normativa anche per gli atti di imposizione, diciamo, successivi appunto all'iscrizione al ruolo della cassa forense, e la Corte si è uscita in un altro modo, quindi non ha risposto, cioè non ha dato, che invece era più importante pure questo. Quindi ho visto che, oppure un collega, a me è piaciuto molto, perché io sono andata a vedere tutti i dispositivi di queste sentenze, anche quelle della nostra Corte d'Appello locale, dove ha annullato l'avviso di addebito. Allora, annullato l'avviso di addebito, io là, annullato l'avviso di addebito, forse mi può anche stare bene l'annullamento dell'avviso di addebito se c'era un'intimazione di pagamento successiva, forse in quei casi, però io non direi mai, cioè io non dichiaro estinto il debito, cioè non dichiaro estinto il credito, scusatemi, o l'insussistenza della pretesa, anche perché avvocato Sanchez, quando qua parla di sentenza non definitiva e di annullamento del credito, si riferisce proprio all'annullamento del credito, quindi dove è entrata nel merito quel procedimento. E quindi una cosa, cioè io vorrei che voi riflettesse su che una cosa è il discarico e la cancellazione dalle scritture patrimoniali, e una cosa è l'annullamento del credito. Lo so che non vi piace, allora, però è una sorveglianza. Io un'idea me la sono fatta, però adesso non voglio far perdere. Non sono secondo me la risposta è già in quei quattro motivi, perché quei quattro motivi non possono permettere una nuova iscrizione, perché se uno ha già pagato, se a quel punto che si fa? Si riscrive nuovamente dopo la. Mi sembra però. No, ma se sono fondati. Certo, no, ma se non sono fondati, viene fatta una dichiarazione dicendo io ho pagato. Non ho pagato, il problema è quello, cioè nel senso che se la prescrizione hanno sbagliato prima era del presente, quindi diciamo decennale, dove ci sono delle interpretazioni anche da dare giuridiche. Io dico che se è prescritto lo dichiaro al concessionario, io contribuente, però non porta all'annullamento della, cioè il diritto di credito, ci sono i modi di come nasce il diritto di credito, vengono sempre più civici, i modi di estinzione, che sono il pagamento, la prescrizione, questo non è un modo di estinzione del diritto di credito contributivo, né tributario, cioè io non ce lo vedo. Sono onorato ovviamente ad essere presente e sono qui.
qui e nella veste di rappresentante dell'ordine e innanzitutto da persona educata reco i saluti del Presidente De Mauro per impegni istituzionali che si sovrappongono. Purtroppo non gli è stato possibile partecipare personalmente. Reco ovviamente i saluti, i ringraziamenti e di tutto il Consiglio. Dicevo, per me è un onore partecipare a questi eventi formativi. È un onore perché essi esprimono il bisogno di sapere dell'avvocato. È molto importante, non soltanto perché noi abbiamo un obbligo di raccogliere come i punti di lanza di una volta, perché alla mia età si ricorderà, si trovavano nei fustini del detersivo, di raccogliere i crediti, ma perché noi abbiamo un obbligo cogente, starei per dire, di formazione. E la mia presenza questa sera è un po' di distrattore, nel senso che i temi trattati sono prettamente tecnici. Io devo parlare di deontologia e la deontologia impone al nostro codice, all'articolo 14 e all'articolo 15, pone un dovere di competenza e di preparazione professionale e di formazione continua. Questo è un bisogno certamente personale dell'avvocato, quello di essere pronto alla sfida che il mercato ci pone e quello di potersi confrontare con la dovuta preparazione con clienti. E stasera di clienti dobbiamo parlare, di un cliente però particolare, il cliente consumatore. Potremmo fare delle battute su questo, no? Il cliente consumatore, quindi è l'avvocato il consumato. Noi abbiamo la possibilità nella nostra esperienza praticamente di poter scrivere forse libri sulla casistica che il rapporto tra cliente e avvocato ci consentirebbe di fare. Ma tornando ad essere seri, chi è il consumatore e perché questa particolare categoria lo distinguerebbe da altri clienti, da tutti gli altri clienti che si interfacciano con l'avvocato? Ebbene, il consumatore, noi nel momento in cui dobbiamo individuare la definizione, dobbiamo rifarci al cosiddetto codice del consumo e il decreto legislativo numero 206 del 2005, che all'articolo 3, primo comma, lettera A, ci dice chi è il consumatore e chi è il consumatore. Il consumatore è quella persona fisica il quale si rivolge all'avvocato per agire fuori da interessi che afferiscano ad una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Lo stesso articolo 1, articolo 3, comma 1, distingue poi il consumatore dal professionista. Ed è esattamente il contrario. Chi è il professionista secondo il codice del consumo? Il professionista è la persona fisica o giuridica, ma in questo caso, che agisce invece in quanto portatore di un interesse che riguarda l'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale che si esercita o il suo intervento. Ebbene, noi dovremmo cercare di fare un parallelo proprio per vedere quali sono i doveri dell'avvocato nei confronti del cliente consumatore. Dovremmo fare un parallelo tra il codice del consumo, laddove troviamo individuata questa categoria, e il nostro codice deontologico, perché a quello dobbiamo
principalmente ispirare la nostra attività. Una parentesi, codice deontologico. Io ricordo, e lo ricordo caramente anche perché è stato un grandissimo avvocato, sarà indimenticabile, io spero che lo sia nei secoli. C'è una statua all'interno del nostro tribunale e questo comporterà che le future generazioni, tutte le volte che passeranno davanti a quel busto di bronzo, si chiederanno chi è. Parliamo di Don Vittorio, Don Vittorio Aimone, in uno dei suoi discorsi, pillole di saggezza davvero da tenere cari, diceva: l'avvocato per molti anni non ha avuto bisogno di un codice, era nel DNA dell'avvocato come comportarsi, come agire, come rispettare le istituzioni, come calibrare il proprio rapporto con il cliente. Purtroppo i tempi sono tali che il codice disciplinare è diventata legge, c'è la necessità che la nostra attività si debba confrontare con delle disposizioni normative. Disposizioni normative sanzionate nel momento in cui ci sono violazioni di quelle norme. E ahimè, mi vuole dirlo, perché la nostra professione, che è forse tra le più belle al mondo, prima Salvatore accennava alla funzione sociale dell'avvocato, e certamente chi vi parla ha con grande passione esercitato ed esercita questa attività. Però purtroppo dobbiamo riconoscerci che sempre più spesso le norme del codice disciplinare vengono violate, tanto da infattuare l'attività del Consiglio distrettuale di disciplina. Ora, parlando dei doveri dell'avvocato, parlando dei doveri dell'avvocato in riferimento al cliente consumatore, troviamo delle attività. La prima, indubbiamente, è l'obbligo di informazione. Se voi andate a consultare il codice del consumo, all'articolo 48 troverete che vi è un obbligo di informazione da parte del chiunque si interfacci con il consumatore, chiunque in questa relazione con il consumatore produce un prodotto, vende un prodotto o un servizio. Il servizio che ovviamente offre l'avvocato è la propria attività professionale. E dall'attività professionale dell'avvocato nasce un obbligo fondamentale per il cittadino in generale, per il cliente che si rivolge all'avvocato in generale, per il consumatore in maniera specifica, quello di metterlo al corrente di ogni aspetto della propria attività, in primo luogo evitare che egli venga esposto ad una attività inutile e costosa, ma nel momento in cui riceve l'incarico, l'avvocato dovrà informare il proprio cliente di tutto quello che viene compiuto in esecuzione del proprio incarico. Questa obbligo si interseca anche con il corrispettivo dell'avvocato. Nel momento in cui si svolge l'incarico, è corretto e giusto che l'avvocato percepisca il proprio compenso. E anche su questo c'è un dovere di informazione costante che l'avvocato deve offrire al proprio cliente. Solo, e questo è scontato, non c'è bisogno certamente del codice
disciplinare per sapere, anche perché è una norma di carattere fiscale, che nel momento in cui l'avvocato riceve un compenso o un'anticipazione per ciò che riguarda le spese che dovrà sostenere, dovrà tenere una sorta di nota, perché il cliente tutte le volte in cui vorrà informarsi su quella che è la sua posizione per ciò che riguarda gli esborsi effettuati in favore dell'avvocato, sappia quanto quali sia stata la somma di denaro corrisposta all'avvocato. Ma dicevo, è chiaro che un obbligo che prescinde dal codice disciplinare e che ricade invece in quella che è una norma fiscale è quella di emettere immediatamente, nel momento in cui l'avvocato riceve il compenso, la fattura. Ora, nel momento in cui parliamo di compenso, purtroppo dolorosamente dobbiamo fare riferimento alle ipotesi in cui il cliente, consumatore o non consumatore, ma ripeto, ci soffermeremo in particolare sul consumatore per vedere se vi è un distinguo, non paga l'avvocato, per cui l'avvocato è costretto a rivolgersi all'autorità giudiziaria per vedere soddisfatto un suo legittimo diritto. Bene, noi abbiamo la possibilità di ottenere il nostro compenso sia attraverso il sistema del decreto ingiuntivo, che deve essere, come voi sapete, preceduto dalla richiesta del parere di congruità che il Consiglio dell'Ordine emette a distanza di un proprio iscritto, oppure di rivolgersi direttamente al Tribunale in base all'articolo 702. Ora, qual è il punto su cui dobbiamo soffermarci? Chi è intanto il giudice competente? E cambia se il soggetto è se il cliente è un consumatore oppure un professionista, secondo il distinguo che abbiamo visto fare dal codice di consumo? Vi è un foro speciale per il consumatore rispetto al cliente diverso dal consumatore? La risposta è sì, e noi troviamo individuato il foro speciale del consumatore proprio andando a sfogliare le pagine del codice di consumo, laddove tra le disposizioni che vietano le norme vessatorie nei contratti troviamo, e ve lo leggo in maniera testuale, se non sbaglio nell'articolo 33, ma lo troviamo, l'articolo 33, tra le clausole vessatorie del contratto tra professionista e consumatore, noi troviamo alla lettera 1 stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Quindi il foro speciale del consumatore è la propria residenza, il proprio domicilio. Allora stavamo cercando di capire se vi è una differenza nel momento in cui l'avvocato agisce per ottenere la liquidazione del proprio compenso in ordine all'autorità giudiziaria cui rivolgersi. Il decreto legislativo del numero 150 del 2011, che reca disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno del 2009 numero 59, individua che cosa? Individua tra le altre materie che possono essere regolate dal rito sommario di cognizione
cognizione le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato. Se noi andiamo poi all'articolo 14, troveremo che in base a questa disposizione normativa è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo del quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Dunque, l'avvocato che intende farsi liquidare per il proprio compenso nei confronti del proprio cliente deve rivolgersi al giudice di merito che ha deciso la causa. Ora, questo ovviamente è in contrasto con il foro speciale del consumatore, perché in questo caso, nel caso in cui il soggetto è un consumatore, non si potrà andare al giudice di merito che ha deciso la causa dalla quale deriva il compenso per l'avvocato, ma si dovrà utilizzare il foro territorialmente, foro speciale del consumatore. Su questo terreno abbiamo avuto interventi anche ripetuti, sembrerà strano, ma così è, perché poi si creano ovviamente delle incertezze in ordine all'applicazione delle norme e quindi si creano contrasti anche giurisprudenziali, tant'è vero che è stato necessario scomodare per ben due volte le sezioni unite. E l'orientamento secondo cui occorre tener presente l'applicazione del foro del consumatore e quindi al di là del foro che invece è stabilito dal decreto legislativo numero 150 del 2011, è un orientamento che è stato espresso inizialmente come obiter dictum dalle sezioni unite con la nota sentenza numero 4485 del 2020, che dopo aver affrontato le questioni relative al rito applicabile in caso di azione proposta dall'avvocato per il pagamento delle competenze professionali in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 150 del 2011, ha aggiunto che in relazione a domande presso uffici giudiziari diversi in cui l'avvocato aveva svolto le proprie prestazioni professionali e nel caso esaminato dalla Corte vi era l'avvocato che aveva patrocinato il proprio assistito sia davanti al giudice di pace di Roma sia davanti al Tribunale e alla Corte d'Appello di Roma, e quindi si poneva un problema da chi andare per farsi liquidare, iniziare più dei procedimenti e utilizzando le disposizioni del decreto legislativo numero 150 del 2011 doversi rivolgere a tre autorità giudiziarie che avevano deciso nel merito di tre diversi giudizi. E quindi la possibilità di praticare dei tipori come quello che il ricorrente adito doveva però misurarsi sotto il profilo della competenza per territorio proprio con la disposizione che derivava territorialmente da quanto previsto dal codice del consumo. Un secondo intervento lo abbiamo poi sempre sullo stesso aspetto, ma cercando di eliminare il problema che era emerso dalla
con un intervento successivo, sempre a sezioni unite, posto la sentenza numero 4247 del 2020, laddove praticamente si risolve il problema di doversi rivolgersi, doversi rivolgere a più autorità giudiziarie quando l'attività del difensore sia stata espletata dinanzi a questa sentenza, la 4247 del 2020, conferma, pur senza una pronuncia specifica, conferma però l'orientamento espresso dalla precedente sentenza della Cassazione delle Sezioni Unite, e che cioè dovesse esserci la prevalenza del foro speciale nel momento in cui il cliente è un consumatore. Io non vi trattengo oltre, vi ringrazio dell'ascolto, io spero che ci possano essere altre occasioni come queste, perché a noi sia consentito, ripeto, di poter far luce su determinate materie, quella di cui abbiamo discusso questa sera. Gli illustri relatori hanno un po' acceso delle luci su argomenti e materie che molto spesso purtroppo non sono di facile applicazione. Bene, buonasera a tutti. Grazie a voi tutti veramente di cuore, anche per la pazienza rispetto a qualche inghippo telematico. Grazie. Grazie a tutti, alla prossima.